Aspetta. Buonasera, buonasera, benvenuti in questo spazio di letture d'autore sotto le stelle, ma soprattutto avremo poi una bellissima ripresentazione di Dante da parte di attori che ho il piacere di presentarvi subito. Solimano. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Andrea De Manico. Susanna Sullese, Sabrina Modenini, non abbiamo detto Pontarollo, e poi la nostra presidente di giuria, Marisa Vivo. Quindi sarà sicuramente una piacevolissima serata insieme a voi. Io lascerei lo spazio al presidente di giuria perché già l'altra volta io ho fatto il mio commento e partirà, si sta preparando. Tanto sono contentissima di stare a vedere stasera questa rappresentazione teatrale direttamente da Verona, qui a Sarzana, sotto le nostre stelle, ma brilleranno perché questa trasmissione rimarrà poi in internet ovunque e riusciremo poi a vederla. Nel Qualcuno di frattempo vi voi faccio una abbiamo un breve sistema da intervista. prendere. A A voi, noi, ecco. sì, a voi, ci prepariamo. Inquadrare. Sì, i Perché vostri devo stare una microfoni, perché telecamera? stanno preparando il microfono, quindi stiamo cercando di. Intanto. Papà. Siamo noi allora. Ecco, Scusate, utilizziamo questo. eccoci qua, ci siamo. allora, Eccoci eh, volete dire ai qua. nostri spettatori quali saranno le letture Buonasera. Le letture? Beh, che verranno fatte allora, direttamente da voi? da parte nostra, noi faremo, accompagneremo, diciamo, la serata vostra autorale con, l'ispirazione alla più grande autore di letteratura italiana di sempre e probabilmente mondiale, ma insomma, a detta di molti, dato l'anniversario, ovvero sia Dante Alighieri. Però lo faremo in una formula un po' particolare, perché ai versi, alle tercine Dantesche. di Dante Alighieri, dantesche stesse, ci sarà, diciamo, un approfondimento per monologhi, brevi monologhi. Delle anime dantesche che verranno lette, cioè nel senso ne partiremo. Susanna sarà la voce di Dante, Sabrina e io saremo le anime di cui lei leggerà le tercine, e Solimano ci accompagna giusto soli dall'inizio alla fine in questo percorso, raccontando i vari canti che verranno letti. Virgilio De Noardi. Sì, c'è da dire che anche che per casa Shakespeare questa è stata una sfida, affrontare Dante nel 700° anniversario, ed è lo spettacolo che abbiamo prodotto in questo anno, è replicato insomma anche già in altre città, e siamo contentissimi di raccontarlo qui, di far prendere vita alle anime dantesche che di solito si sentono solo per la voce di Dante, cioè è quello che dice lui. Qui invece abbiamo cercato di tirarle fuori, è un percorso che stiamo facendo da anni grazie ad Andrea De Manico, che è il nostro autore, oltre che il nostro autore direttore artistico, e insomma sicuramente sarà curioso sentire cosa hanno da dire queste anime, oltre alle parole che per 700 anni già si conoscono. Ecco, quindi io ci sono per i personaggi femminili, uno per il, cioè Francesca, praticamente per l'inferno, e Pia dei Tolomei, e Purgatorio, e Piccarda Donati per il Paradiso, quindi queste tre donne, insomma, che parlano e che dicono qualcosa di sé al di là delle parole dantesche, come si dice, ecco perché. Ritratti danteschi, come dire, parlano al di fuori o parlano dicendo qualcosa di più rispetto a quello che c'è scritto nei versi, oppure so, li interpretano in modo più umano, più vicino, più quotidiano. Bene, allora andiamo proprio nel cuore della serata perché non vedo l'ora di sentirvi, mi metterò in quella sedia perché almeno mi ascolterò.
Però nel frattempo disinfettiamo il microfono, per favore, e lo diamo alla nostra presidente di giuria. Grazie. Grazie. Andrea De Manipol. Solimano Pontarollo. Sabrina Morenini. Susanna Sturzese. Grazie. Siamo un attimo tecnicamente, vediamo che il microfono non abbia interferenze. Non c'è, perfetto. Tu lo sai, fai una prova. Prova. Uno, due, tre. Prova. L'unica regola certa è che nella selva ci si perde. Per il resto si può giocare un po' come si vuole. È un gioco fatto di piccoli passi, come una specie di roulette, punta nero o rosso. Tuttavia, fra le sterpaglie dell'anima, o fra le discese scoscese a balzi, non è che ti puoi tanto nascondere. Non puoi nascondere troppo il tuo gioco. Porte e città infernali, gironi, creature dalla coda ruotata. Dallassù ti vedono, non so se ne capisci, la selva è l'unica certezza. Poi comincia il camertrofi, a zigzag, tra anime che non ti saresti augurato di vedere mai. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era, è cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte, io non so ben ridir com'i vi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la veracilia abbandonai, ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto guardar in alto. E vidi le sue spalle, vestite già dai raggi del pianeta che mena diritto altrui per ogni calde. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà, e come quei che con lena affannata, usciti fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua per chiusa e guata, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a rivelare lo passo che non lasciò già mai persona viva. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piede fermo sempre era più basso. E poi anche sulle strade più impervie e sui percorsi accidentati, dove l'animale rugge o urla o ti assorda, trovi la mano che si stende e ti porge aiuto, Virgilio. E io me l'ero tirato fuori dall'antica tradizione, Virgilio. Maestro, totus o tutus Virgilius, non tutto, ma sicuro, salvifico, Virgilio. Io, come il Fausto di cui parleranno, io, interessato scrittore politico, io, magari non fisico o patafisico, io, uomo di un verso nuovo, di una lingua nuova, di una lingua che intendeva svelare, comunicare ad una nazione intera, ad una cultura intera, ad una nascente cultura intera. Io, come tutti, come te che guardi, come lui che sente, quello che annusa, io
fui uomo in pericolo, come te, che arrivi da un mare che non si placa ma ti annega, come te che hai pagato il tragitto dei deserti, come te che volevi dire le tue ragioni ma non potesti, come te, mai scappato, neanche con un giubbotto, al largo di Lampedusa, condannato a, condannato per, condanna eterna di vita, di morte, di tutto. Condannato mentre ero in un affare a Roma, mentre parlavo con le teste del potere romano, e non doveva essere solo spirito, puro spirito, selvaggio potere che insegni io, che pure confidavo nel potere, io che confidavo poi nell'uomo, io, come tutti, da quel 1304 non la ridi di più. Firenze è un pezzo di famiglia. Non più. Chi ti dice che non abbia pianto per Gemma e Antonia e Jacopo? Chi ti dice che non abbia versato le lacrime del dolore per un disprezzo calato su me, su quel me stesso sempre in dubbio, scosso da un mal di stomaco di pressione, io con la mia coscienza medievale dei luoghi elevati, io con la mia idea per l'acqua e per l'aria, io servo malgrado me e tutto. La mia selva è la tua, vivila, e chissà se tu non possa trovare te stesso uscito un giorno a cercarsi. Gli antropologi sostengono che le società si formano nel momento in cui diventa necessario fondere le famiglie, perché girarsi l'eredità all'interno dello stesso nucleo non è economicamente conveniente. E per fonderle servono congiungimenti, matrimoni, patti di sangue e di carne. Francesca da Rimini è una bella ragazza, Francesca da Polenta per la verità, in sposa a Gianciotto Malatesta, condottiero, di una ventina d'anni più grande di lei. Non è quello che si dice un matrimonio d'amore, non lo è per niente, ma si dice. Al banchetto nuziale appare il fratello di lui, Paolo. Lui sì che te lo fa battere il cuore. Magari con l'aria svagata da best seller dell'anno. Gli eroi cavallereschi da romanzo di Chrétien de Troyes. Ma c'è quel vincolo per cui l'amore non esiste. Perché il matrimonio non è questione di cuore, ma di quanto conterai sulla tavola della spartizione. Al di là della morte, chi furbo era colpevole? La letteratura o la regola per cui non puoi amare chi vuoi, ma chi devi? Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace con seguaci suoi. Amore. Carcò il gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amore, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amore, condusse noi ad una morte. Carina, attende chi a vita ci spense. Succede. Succede, non ci preoccupare niente. Il problema è che non ti senti neanche di appartenere a qualcosa. In questo inferno che è. In nulla. E allora fai bene a cadere a terra tu. Fai bene a cadere a terra come corpo morto cade. Perché io nemmeno so cosa sia la compagnia. Lo capisci? Tu dovresti ravvederti. Perché non è colpa l'amore. E nemmeno la passione, per quanto mi riguarda. Tu mi hai messo qui, in questo inferno che è il nulla, in nome di non si sa bene che cosa,
Forse tu pensi che io appartengo a qualcosa, a qualcuno, che io sia una nuda proprietà. Quando sentivo le mani del vecchio condottiero Gianciotto Malatesta, che nemmeno mi amava, io lo benedivo. In nome della cosa, la proprietà, senza amore, senza nulla. Paolo, almeno lì per un attimo, per un istante, almeno mi amò. Poi non saprei dire se qualche altra parola abbia mai proferito, perché piange, 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 piange sempre. Io mi stanco del pianto. A me nemmeno quello è rimasto. Ma qui ora io posso ben dire, io ho baciato. È successo, non ci potevo fare nulla. E allora, per favore, ma per favore, una volta caduto come corpo morto cade, rialzati, brandendo una nuova parola che metta fine per sempre alla fine. La fine nostra, la fine di tutte le Saman, la fine di tutte le Francesca, la fine di tutte quelle che valgono niente. Sulla strada disgraziata dell'umana proprietà. Perché? Perché è lì? Più reo dei rei. Qual è quel peccato contro natura per cui ti ritrovi nuda anima, sotto una pioggia di fuoco come nudo corpo? Nudo come nei tuoi momenti più intimi, nudo come il più mondano degli uomini, nudo ma colpevole. Non è attuale il peccato, ti prometto, latini. Non lo è più, per fortuna, diciamo noi. Sodomia, no. È più semplicemente un altro atto d'amore, contrario all'usato e all'usuale. Brunetto, amico, maestro anche del tante che sappiamo. Piange il cuore saperlo lì, averlo messo lì tra quelli. Però è strano, no? Che sia lì lui, quello, lui, proprio lui a profetizzare fra gli altri l'insidia politica che pesa in capo a tante. Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole a Valentinico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo ben far nemico. Ed è ragione che tra i lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Facile abitare. Guardare ora come allora si muove più il culo che la testa. Se ti vedi neanche quando sei uomo, tutti sono pronti allo sbaraglio della violenza. Ma io contavo nella Firenze ducentrisca, contavo in come nel dissidio fra quelle fazioni testone, testarde e violente, guelfi e ghibellini, che quasi mi verrebbe da dire in rima, da considerare in rima tutto l'amore per Firenze. Dio. Firenze, dai. Tu hai le orecchie alte e ascolti. E meno male che hai solo quelle, perché se dicessimo ritte, chissà quale sconcizia impronunciabile per te verrebbe in mente, sì, sì, impronunciabile, delittuosa sconcizia. E così ti metti lì e ti profetizzo cosa ti accadde già. E dovevi avere la mia voce per fartelo ripetere?
il più scoccio dei miei scocci, dovevo servire a questo? E forse lo era anche per me un problema, la mia omosessualità. Già, rattrappito su me stesso perché sposato facevo quello che non si doveva fare, lasciando una figlia, e poi i figli sono atti d'amore, vero? E a te ho lasciato un tesoro, il mio tesoro e tesoretto. Io che già ero perso in una selva e parlavo con virtù e natura personificate per uscire dalla selva di me stesso. Non hai pensato che avessi anche solo bisogno della giusta comprensione? E che forse sia mai non lo pensasti, no? Come maestro e uomo di parte io t'amai. Ma anche tu, ad un certo punto, badasti più a come divenavo il sottoculo per te più che alla fonte d'ogni intelligenza. No? Non è così? Mi guardi e sei sentito? Ti bacio comunque per sempre, Dante mio. Ricordare. Ricordare. È sempre questione di ricordare. La violenza, quella che genera una faida, la vendetta di traverso, colpire figli, discendenza. Un'altra pena al petto e vorresti salvarlo, il così tanto colpevole. Fossi traditore, ci vendesti al miglior offerente. In politica il cambio di casacca è uno sport, un po' meno truculento, ma chi dice che sia meno traumatico, violento? Ugolino è un pentito di Cosca, quasi. Una palista svelto fra cose laiche e meno laiche, un traditore. Ma quei figli, che pena, quei figli. Tu vuoi o rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma e le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor Pirrodo. Parlare e lacrimar vedrà insieme. Tu devi sapere che io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché i son tal vicino. No! No, non occorre andare oltre. È tutto abbastanza chiaro. Che cosa occorre? Volete sentire sempre all'infinito la pena del padre che vede i figli cadere ad uno? Volete sapere la solita storia, sempre la storia del vecchio conte cannibale, sapere se sia vera, dell'assassino che assassina due volte? Non vi siete ancora liberati della dittatura della violenza. Marcate ancora come allora la differenza tra pace e guerra dalla ragione dei vincitori e dal sangue che esce di bocca. È così. Nemmeno dopo che avete lasciato legioni di gente come me senza respiro. Vecchi, sì, vecchi, ottantenni, sì, come me, 84 per la precisione. Quando chiusi gli occhi nella torre della muda, per Dio, quanta gente vi è morta sotto gli occhi a 84 anni. Per carità, io non avrei mai meritato un trattamento di compassione. Io, pisano, ghibellino e poi guelfo, nemico e poi amico dei genovesi, o amico dei lucchesi, o d'accordo con i fiorentini, io me ne sono fatti di nemici. Nessuna compassione concessa al traditore che mi sta alla porta. Allora come oggi, ma cosa occorre? Cosa occorre?
per dire la morte della tua stessa vita, da te venuta, uscita da te. Non c'è peggior punizione per il traditore che veder tradito il proprio sangue. Quel sangue che supplichevole ti viene sotto gli occhi e ti chiede in più di esserti vicino, amico, come la speranza racchiusa in un respiratore e in un attimo di respiro compiuto, di cuore che batte, di ripresa del battito. Ma lì ho capito, vedendoli occhi negli occhi, come se li vedessi per la prima volta, come se vedessi me stesso, lo stomaco contratto dalla fame, come lo era stato dalla fame di potere. Capii che non avrei potuto mai e poi mai più del digiuno sentire in bocca la mia stessa vita che se n'era andata. Da buon vecchio lasciai che la vita mi lasciasse e che mi considerasse il peggiore degli incubi. Almeno Dante, tu, Fiorentino, una cosa l'hai fatta. Hai liberato la mia memoria, restituendola ai miei cari, ai miei morti, con me. Gli unici che seppero esattamente chi fui, tremendo, ma fino in fondo me stesso. Impenitente fino all'ultimo. Quando l'acqua tocca a raso le cintole e le vite, c'è un momento in cui si dice non fu tutta colpa mia o mi dolgo che lo sia stata, ma ci penserò, li metterò. Siamo canne che risponde in fili e corpi. Ma ti trovi lo spazio, una specie di radura nel cuore. Ecco, è in quel punto lì che cerchi di trovare un rifugio, uno spasimo di vita. Confessi e liberi, dai, che in parte ti liberi. E il ricordo di chi quello spazio lo trova rimane fisso, incancellato e sopravvive immortale. O forse solo il sangue che si disfece precipitando dal castello. Tuo marito ti fu grave, via. Se vai alla radura ti raggiungerò e come meriti sarai un po' più libera dal pregiudizio che guarda il cagnesco. Beh, quando sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me, che sono la pia. Siena me fe, disfece mi maremma, salsi colui che inanellato apria, disposando Mavea con la sua gemma. E io dovrei pentirmi? Io dovrei pentirmi? Dico, no, un momento, le notizie non sono mica arrivate corrette. Io sono stata presa a tradimento. Sì, signori, a tradimento, come quella che ha parlato prima di me, quella Francesca, quella lì, io parlo con la stessa bocca, nello stesso modo, con la stessa forza. Io e lei siamo state offerte, sì, offerte, senza che ce ne rendessimo conto. Ecco, forse dovrebbe cominciare da lì il ricordo, il mio ricordo. Poi magari capita che nella vita, non so, uno sguardo, un sospiro, ma come state bene, signora, questa sera, accendono dei pensieri. Che poi magari sono solo dei pensieri. Che poi magari qualcuno si approfitta, qualcuno ti attenta, ma guarda un po' quella lì, come se la fa con quell'uno e anche con quell'altro. E io mi dovrei pentire. E dov'è finito Nello dei Pannocchisti, l'uomo che mi aveva fatto una promessa di fedeltà? Dov'è finito l'uomo che mi ha sposato, il satrapo che aveva insozzato il mio letto, che ha preteso le mie cosce e le mie gambe? Sì, perché io posso, se voglio, da questo posto qui parlare di carnalità
Io posso, se voglio, da questo posto qui, accusare Nello De Pannocchiesti, mio marito, che prima mi mise un anello al dito e poi mi buttò giù. Ma letteralmente mi buttò giù dalla finestra del castello, perché si era innamorato di un'altra e non ci sarebbe nemmeno stato bisogno di denunciare l'incidente. Tanto le cose a quel tempo andavano così, no? Il ricordo di me che più mi brucia. Ecco. E se solo dovessi pentirmi di una cosa, è del fatto di dimenticarmi anche un solo giorno di questa nostra eternità. Anche un solo giorno di me. Ecco, potrei dimenticarmi di me. E sarebbe terribile. E non voglio che accada. Io non voglio lasciarlo accadere. Siena mi fe, mi fece mi verenna. E non voglio che te lo dimentichi. Non te lo dimenticare mai. Portami via con te. Sospira. Prova. Provaci. Portami via con te. Siena mi fe, di specie di Maremma. Fine prima parte. Fantastici. Però gli applausi si devono prendere tutti, Andrea. Ma dopo li prendiamo dopo. Gli applausi si devono prendere tutti. Strepitosi, fantastici, veramente molto molto bravi. Grazie. Siamo sul palco Andrea De Maninkor, Solimano, Susanna e Sabrina. Come là, anche qua, da qui comincia la svolta, il centro politico della nostra serata, ma è un centro politico interiore, intrinseco. Dante incontra il nobile della Marca di Treviso, identificato come Marco Lombardo, e il suo discorso si concentra sulle virtù e il libero arbitrio, le azioni. Il libero arbitrio che ci permette di essere pedissequi alle leggi o di prenderci la responsabilità di contravenirle. Ma ciò che sembra un vecchio refrain all'italiana, le leggi sono a chi pon mano ad esse, dà vita e segna al fatto che il motto cattopardesco bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga come prima sia specifico, intrinseco alla natura umana. Per lo meno a quella di queste latitudini, divisa tra istanze laiche ed intime confessioni di peccato nelle mani del divino. Lo cielo i vostri movimenti inizia. Non dico tutti, ma posto che io il dica, lume v'è dato a bene e a malizia, e libero volere. Che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto se ben si notifica. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo. Però che il pastor che procede rubumar può, ma non ha lunghe fesse. Perché la gente che sua guida vede pura quel ben dire ond'ella è ghiotta, di quel si pasce e più inoltre non chiede. C'è tutta una questione fumosa, per voi altri. Ma se è che ho parlato così a Dante, perché siamo fin dai tempi di quelli antichi terra di confine, noi altri. E quando stai sul confine, la riflessione te la fai sulla tua libertà e sulla libertà altrui. E Dante,
Dante, per quello che riguarda la libertà, si poteva ben incazzare. Gli era stata cavata via come un dente smarso, marcio. Dal 1304 fuori di casa, sì, fatemi usare i termini come si deve usare, giusti nella maniera giusta, appropriata, che se proprio ci vado di mezzo io. Io fui nobiluomo della Marca Trevigiana, Marco, sì signori, ma per Dante era tutto lo stesso stropolo, Treviso e Lombardia. Io so bene dove siamo situati e quale sia la differenza. Lui ha fatto un gran bisciotto, un gran miscuglio, ma mi è stato ad ascoltare Dante anche quando mi ebbe prossimo in vita. E ci siamo conosciuti veramente? La legge si antepone, questo è il succo, e la buona amministrazione si riconosce perché non prevarica. E voi altri italiani dovreste capirlo, anche nel sogno, come dire, riunitivo di Dante. So benissimo che riunitivo non si dice, ma se far intendersi. Da riunirsi, capito come? La legge si antepone, ma sei libero, hai libertà di compiere, ma se ti fai sbagli ti cado a pagare. È la naturale conseguenza di ciò che si chiama azioni. Ma a voi non è mai scesa una lacrima di compassione per quello che crede nelle libertà e poi se le vede portare via? Tanti, troppi così. Vissi e ho pianto. Ed ecco, sono qua a mostrarvi e a contarvela tutta quanta la mia compassione. Mi basta. Sufficit. Mi basta. E la beatitudine qua fra questi cieli, qui su fra i beati, fra le veste monacali. Non chiedere altro, ora che hai sciolto il dubbio sul tuo decidere. Ti basti sapere che qui mi basta il bastante, la salute e la salvezza, la stessa luce, lo stesso grado di paradiso. Piccardo, altra violenza, sottratta al monastero, a quella santa Chiara di cui aveva sposato il velo, per la solita spartizione di carne e potere. Forse morì di crepacuore, tolta al giardino celeste cui aveva dedicato la vita. Della sua famiglia, dalla famiglia Donati, una cui appartenente Gemma divenne consorte di Alighieri, da quella famiglia Dante dovette attendersi il nero destino del suo fosco esilio. Ma ora è tutto così distante, tutto così lontano qui, fra cieli e beati che cantano comunque, ovunque, la gloria. Io fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben sé riguarda, non mi ticelerà l'essere più bella, ma riconoscerai ch'io son Piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata sono. La sfera più tarda. I nostri affetti, che solo infiammati sono nel piacere dello Spirito Santo, Letizian del suo ordine formati. E questa sorte che par giù cotanto, però ne è data, perché fuor negletti i nostri voti e vuoti in alcun canto. Lo sapevate che, in qualche modo, eravamo parenti? E vicini? Beh, non di casa, si badi, Vicini di consonanza, vicini di pensiero. Ero forse meno sgobbona e offesa di Gemma Donati, mia cugina, sua consorte. Io fui già subito votata alla veste sacra,
alla santa Chiara della tradizione, per un pensiero pulito, chiaro, limpido. Ed è per questo che mi ferisce. Per questo mi feri molto essere sottratta dall'aereo in casa con mie consorelle. E quello che più mi ferisce è che mio fratello Corso non ebbe il senso della misura. E soprattutto non pensò mai, nemmeno per un attimo, non pensò mai che io credessi veramente a tutto quello che mi circondava, che la mia vicinanza a Dio fosse sincera. Questo mio fratello Corso Scapobanda non lo credette. Come se fosse una favoletta senza credito. Quanto può far male al pensiero dell'uomo per un dominio della religione. E per questo non è più male. Però se sono qui, è che effettivamente puoi vedere attraverso il mio cuore. E puoi non disdegnare per un solo attimo il mio totale abbandono. Perché non c'è stato un secondo in cui io non abbia pensato io sarò sempre là, eh? Pure fossi sottoposta a colpi di vento, torturata, io sarò sempre là. Perché casa mia è dove è il mio cuore. Che nessuno avrà il coraggio di estirpare. Chissà quante volte avrebbe voluto rinascere Dante. Chissà quante volte non starci così male. Di Dante. Amori che ci sono in giro. A prendere legnate sull'animo. Dante. Legnate e sorprese. Almeno vorrai essere degno di chi ti precedette, perché Dante, Sante, Salvo, Santo, Dante, guarda che la sella è sempre lì, che ti occhieggia, tu. Guarda. Scruta nel profondo di te, un passo falso e sei di nuovo giù, disperso fra te stesso. Se lo sarà chiesto se fosse degno di chi dico prima, cos'è la tua biografia se non memoria di chi ci fu prima? Cacciaguida degli Eisei Alighieri, condottiero. Morto nella seconda crociata condotta da Corrado III di Svevia, 1149. Soldato, cavaliere, lo spirito guerriero che introduce. O forse Dante intende una consolazione persino nella grama profezia, come dire che nemmeno una lotta armata lo avrebbe sottratto al destino diverso da se stesso. Esilio. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calde lo scendere e salir per l'altrui scale. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla scala porta il santo uccello. E in te avrà sì benigno riguardo che nel fare e nel chiedere tra voi due sia primo quel che tra gli altri è più tardo. E un bascontò, ma sempre quello gli sarebbe accaduto. A tanti sarebbe accaduto, ma nessuno mi ascoltò. Era da tempo che lo andavo gridando, che questa umanità era insozzata, invischiata fra sé e se stessa, guasta. Era invischiata, malata, all'inseguimento di una liberazione, di una giustizia superiore. Non si poteva trovare la pace e l'accordo, no? Una contesa dialettica non sarebbe stata sufficiente. L'ha detto bene Bello. Io fui incrociata. E fedele a Corrado di Svevia, fedele. Non avrei tollerato di me il tradimento. Ma lì, come sempre, guerra.
Se sei a loco, istupidito dal semettaffatto, magari violetto, lì li capisci, li sai veramente, perché vedi, braccia e non ci sono più, e gente azzuffata, storpia. Vedi il bimbo e protende un braccio e speccola dal bunkerino, vedi un figlio e potrebbe essere il tuo. Lo vedi senza vita. Il cuore di una donna buttato a cencio, a cani. E tu ti senti più colpevole ed unico. Il tuo grande contributo al banchetto di guerra. E ti domandi se t'abbia destinato questo, Cristo Dio, o se c'è una chiarezza, una visione più grande, una possibilità che andrà al di là di quella lotta senza quartiere, dove ti senti strappare a un certo punto le redini di un cavallo per avere morta la tua vita. Io dissi cose che gli tacque, eppure sarebbe stato meglio dirle tutte senza remore. Forse non mi ascoltò fino in fondo, ma chissà mai se il mondo si sarebbe potuto svegliare con un'idea forte, determinata, di sé, che diceva un sì fin dall'inizio, fin da allora. Io ho bisogno dell'altro. L'unica salvezza dalla selva selvaggia, aspra, forte, l'unica è guardare in sé, come se guardassimo in Dio. Una carnalità ed una somiglianza. Virgilio fu all'inizio, poi Beatrice nel paradiso, a ridere delle svagatezze di senso di Dante, ma poi, alla preghiera di San Bernardo, padre della Chiesa, un francese autore di sermoni in onore della Vergine, uno che predicò la crociata. A quella preghiera alzi lo sguardo e ad un certo punto specchi e miri la beatitudine stessa, che ognuno può vivere in forma propria. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui, se a noi meridiana pace giuso in tra mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vale che qual vuol grazia a te non ricorre. Sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a dimandar precore. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te statura quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'intima lacuna dell'universo in fin qui avvenute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi
più alto, verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder donarsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che insieme scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità con prieghi tuoi, sicché il sommo piacere gli si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia di movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudo le mani. Qui non c'è più biografia. Qui tutto diventa memoria che è già rammemorata. Il ritratto si cava dall'anima per fissarsi nell'eterno. Un'esperienza unica, un'elevazione. Comunque la si intenda, la si voglia intendere, ma specchi, nel senso che ti specchi, perché l'immagine di te, uomo, assomiglianza. Come il mondo uterino, contenente il futuro nel futuro, nel finale di Kubrick, in 2001, Odissea nello spazio. Ecco, Dante al suo 2001, al suo 2021, un futuro non pandemico, la vita in sé, come tu sei in te. La vita che rinasce camminandola. Buonanotte. Grazie. 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 Grazie di averci ospitato, di averci permesso di raccontare con le nostre parole il nostro incontro con Dante. Bravi, 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 aiutatemi tutti a dire bravi, perché sono stati eccezionali, sono stati veramente pazzeschi, veramente pazzeschi. Speriamo di avervi qui a Sarzana con noi, grazie per essere stati qua fino a quest'ora. Vi congediamo, un abbraccio forte, viva la cultura, viva la poesia, viva tutto quello che in questo momento ci può unire. Grazie, grazie. Viva i poeti, grazie. Grazie. I testi sono di De Mani ancora, eh? Bravo maestro, grazie.